Okay. Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, questo è tempo di Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Noi siamo per la grazia di Dio incominciando un'altra settimana qui, eh, sempre di preghiera, di Alba Nuova, di lettura della parola e ormai oggi è l'11 di dicembre del 2023. Mancano poche settimane uh, perché noi possiamo concludere quest'anno, concludere la lettura della parola del Signore e io sono felice che io e te possiamo essere qui. Vedo che già ci sono delle persone, noi preghiamo che sempre di più altre persone possano partecipare. Poi inoltre uh, noi sappiamo che questa trasmissione rimane sempre qua perché tu possa o riascoltare o magari chi non ha potuto partecipare alle 7 del mattino. Possa partecipare in un altro momento durante la giornata. Quindi il mio abbraccio a tutti quanti voi. Io saluto qui La Grazia, saluto L'Anunzia, buongiorno Daisy, buongiorno Lina, buongiorno Marlon, buongiorno, eh, che il Signore ti benedica. E noi preghiamo che tu stia bene camminando nella via del Signore. Gabriele, buongiorno. Pablo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Mi raccomando, cari, mettete un like, condividete. E noi abbiamo anche il nostro tempo in cui potete mandare le vostre richieste di preghiera: 340-237-9339. Vogliamo sempre di più pregare al nostro Signore, che la grazia di Dio stia nel tuo cuore. Signore, io ringrazio perché un'altra giornata tu dai a noi noi possiamo lodare colui che è il vero Dio, il vero Signore, colui che ci fa aprire gli occhi e ci dà un'altra giornata di vita, che ha un proposito per la nostra vita. E a prescindere, Signore, se le cose vadano in modo liscio o magari in maniera un po' più difficile, noi sempre confideremo. Nel Senhor. Nós confideremos sempre em Te, Senhor, porque Tu sei colui che mantiene le tue promesse sei colui Signore che uh, hai la potenza eterna, la tua natura è divina, non c'è nessuno che sia come il Signore e noi sappiamo che tuo figlio Gesù Cristo che si è incarnato è venuto per darci la vita eterna e noi sappiamo che attraverso il suo sacrificio noi abbiamo la libertà, il perdono dai peccati, il vero Natale nel nostro cuore, tutti i giorni della nostra vita e io ti lodo e ti ringrazio per la vita di tutti coloro che sono qui e prego che la tua mano potente possa dirigere questa giornata nel nome di Gesù. Allo stesso modo, Signore, io vorrei presentare tutte le nostre richieste di preghiera ti vorrei padre innanzitutto ringraziarti uh, per la vita di Amauri signore, noi abbiamo pregato tanto per lui, continueremo a pregare, però ieri signore ho avuto anche la gioia di essere proprio a casa sua, insieme a mia moglie insieme a altri fratelli della nostra chiesa, signore di uh, Rimini a trovarlo e sapere signore che lui sta bene o almeno molto meglio uh, rispetto al passato, glorie glorie, glorie, glorie Siano date al tuo nome. Noi ti ringraziamo e continuiamo signore a intercedere per la sua vita nel nome di Gesù preghiamo signore per il fratello Massimo per la sua salute per le analisi per tutto quello approfondimento che i medici stanno cercando per la sua vita per la sua salute ma noi sappiamo che la vera potenza ancora più grande dei medici è tua quindi noi ti preghiamo di intervenire nel nome di Gesù signore per la Telma io prego anche che tu possa a toccare il suo cuore, possa aprire i suoi occhi per vedere ogni cosa dal punto di vista tuo. Prego Signore anche per la vita, la vita di Lusitania, per la sua salute, Signore che in questi giorni non è stata bene. Benedice la Signore grandemente anche la sorella Maria. Signore di Tommaso, noi preghiamo per loro, signore, queste care sorelle, eh, perché, signore, si adoperano tanto per la fede in Cristo. E io vorrei, signore, presentare loro davanti a te nel nome di Gesù Cristo. Noi preghiamo, signore, anche per la grazia, eh, signore, qui a San Giorgio. Tu sai, signore, anche le sue battaglie, quello che lei sta affrontando in questo tempo. Benedice, signore, la sua vita. Signore, rinforza la sua fede, eh, Padre. Che lei presto possa battezzarsi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, possa continuare, Signore, nella via del Signore. Anche per la grazia, per Michele, noi preghiamo per loro, presentiamo loro davanti a te. Tu conosci, Signore, le loro, le loro richieste di preghiera. E noi presentiamo questa cara famiglia davanti al Signore, come noi presentiamo, Signore, a anche tutti i nostri pastori prego signore per il pastore giuseppe prego signore per il pastore aimone per il pastore manuel signore benedice loro e tutti gli altri fratelli che sono anziani che sono pastori che fanno pa parte signore di una chiesa locale naturalmente che servono con, con gioia che presentano un servizio fatto a te nel nome di Gesù signore grazie anche per il privilegio che mi dai signore come schiavo di Cristo di Poter, Senhor, servir o Senhor segundo a tua vontade. benedici, Senhor, la minha vida e usami, Senhor, pela tua glória, que a minha vontade sia sempre la tua, Padre, no nome de Jesus Cristo. Te prego por isso. Te ringrazio, Senhor, e inoltre, por pela vida della nostra cara sorella Daisy, per como, Senhor, tu la stai, Senhor, dando la grazia. di questa gravidanza, Signore, è una meraviglia, noi siamo tutti contenti, tutti felici e noi preghiamo per questo. Preghiamo, Signore, anche per i nostri figli, i figli che già sono sia coloro che, o quelli che devono nascere, come nel caso, Signore, di Daisy, di Michael, come nel caso, Signore, dei figli che già sono nati, che sono piccolini ancora, che hanno bisogno di cure, che hanno bisogno, Signore, magari in questo periodo che forse i bambini si ammalano un po' più facilmente, eh, Padre, noi preghiamo, preghiamo per loro, tra l'altro noi preghiamo per Michael che tu benedici fortemente, grandemente, potentemente la vita del piccolo Michael, che tu possa guidare, Signore, la vita dei suoi genitori, dei suoi nonni, ma soprattutto tu possa intervenire nella vita di questo bambino. Noi preghiamo, Signore Dio, per la vita anche dei nostri ragazzi, siano coloro che sono adolescenti, coloro che sono giovani. Signore, è un mondo difficile, mi rendo conto per loro, per seguire a Cristo, per le distrazioni che ci sono per le diverse tentazioni che ci sono nel mondo, voglio tu proteggere loro e dare a loro il dono della fede sempre più forte nel Signore, che possono mantenersi nella via di Cristo eh, lasciando che tu operi ogni giorno e loro possono crescere nel cammino del Signore. E magari Signore, se coloro ancora sono, che sono più grandi non comprendono questo, Signore, possa tu permettere eh, in qualche situazione attraverso eh, attraverso la tua misericordia, di, com di comprendere e di riconoscere che tu sei il vero Dio nel nome di Gesù Cristo. Signore, anche per tutti i miei cari fratelli che sono qui, che stanno arrivando, io prego per loro, prego che la mano potente del Signore possa dirigere i loro cuori nel nome di Gesù Cristo. Amen. E noi ringraziamo il Signore perché noi possiamo pregare. <coughs> noi preghiamo cari anche per questa settimana preghiamo perché ci sarà il carico che arriverà noi abbiamo l'opportunità di servire sarà almeno l'ultimo carico di quest'anno e noi uh, abbiamo il desiderio di distribuire a uh, tutto quello che Dio ci dà naturalmente per il bene delle famiglie, quindi preghiamo per tutto quello che sarà fatto, per l'opportunità che noi abbiamo di estendere il cuore, la mano verso coloro, le famiglie che hanno bisogno in questo periodo nel nome di Gesù Cristo. Cari, noi tra poco torneremo alla lettura della parola, ma ora incominciamo a leggere la Bibbia insieme. Ora carissime, noi siamo qui nella parola del Signore. Adesso aspettate che cambio un attimo qui la mia schermata perché noi possiamo leggere tutti quanti insieme. Noi continueremo a leggere la parola del Signore. Noi continueremo nel nostro cammino di Alba Nuova. Aspetta che qua metto Alba Nuova. E noi abbiamo... Questo vedete che già ce l'ho anche il piano per 2024, spero che devo trovare adesso quello del 2023, eccolo qua. Allora, noi andiamo 2023 ancora perché 2024 può ancora aspettare, siamo sempre qui per leggere la Sacra Scrittura, do solo un'occhiata qui, ecco benissimo, ci siamo, quindi andiamo nel nostro calendario, abbiamo già fatto diversi mesi e ora ci mancano poche settimane per la lettura della parola del Signore. Noi torniamo sempre qui nel libro di Neemia, capitolo 10 a 13, e dopo noi già siamo nel capitolo 8 del libro di Apocalisse, l'ultimo libro della Sacra Scrittura. Allora, Neemia, capitolo 10, parola del Signore. La parola di Dio dice, <coughs> ad applicare il loro sigillo sono stati Neemia, il governatore, Filho di Acalia e Sedecia, Seraia, Azaria, Geremia, Pascur, Amaria, Malchia, Catus, Sebania, Maluc, Karim, Meremot, Obadia, Daniele, Gineton, Baruch, Mesulam, Abia, Miamin, Mazia, Bilgai, Semaia: questi erano i sacerdoti, Leviti, Gesua, figlio di Azania, Binui, dei figli di Kenadad, Kadmiel, e i loro fratelli, Sebania, Odibia, Odia, Kelita, Pelaia e Anan, Mica, Reob, Casabia, Zakur, Serebia, Sebania, Odia, Bani, Bininu, poi capi del popolo, Paros, Paat Moab Elam ZATU BANI Buni Asgad Bebai Adonia Bigvai Adin Ater Ezequia Azur Odia Kazuma Bezai Karif Anatot Nebai Magpias Mezulam Kezir Meze Zabel Sadok Yadua Pelatia Anan Anania Ozea Anania Kazuba Alox Pila Sobek Reuma Kazabina Maesia Akia Canan Anan, Maluk Karim Baana, il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei e tutti quelli che si erano separati dai popoli del paese, dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro mogli e i loro figli e le loro figlie, tutti quelli che avevano discernimento e intelligenza. Cosa hanno fatto? Si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli e si sono impegnati con esecrazioni e giuramenti a camminare nella legge di Dio data mediante Mosè, servo di Dio, a osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore nostro Dio, le sue prescrizioni e le sue leggi. Quindi una promessa fatta al Signore di devozione. Poi a non dare le nostre figlie ai popoli del paese e a non prendere le loro figlie per i nostri figli, a non comprare nulla in giorno di sabato e in un altro giorno di festa dai popoli che portassero a vendere in giorno di sabato merce o derrate di qualsiasi genere, a lasciare riposare la terra ogni settimo anno e a rimettere ogni debito. Ci siamo anche imposti per legere, legge di dare ogni anno il terzo di un ciclo per il servizio della casa del nostro Dio. Per i panni della presentazione, per l'offerta continua, per l'olocausto continuo dei sabati, dei nove luni, delle feste, per le cose consacrate, per i sacrifici espiatori in favore di Israele, per tutta l'opera della casa del nostro Dio. Noi, sacerdoti, leviti e popolo abbiamo stabilito per sorteggio quando, quando ognuna delle nostre famiglie deve portare alla casa di Dio nei tempi stabiliti ogni anno un contributo di legna da bruciare sull'altare del Signore nostro Dio come sta scritto nella legge e ci siamo impegnati a portare ogni anno nella casa del Signore le primizie del nostro suolo e le primizie di, dei frutti di tutti gli alberi, e così pure i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, secondo quanto sta scritto nella legge, e i primogeniti delle nostre mandrie e delle nostre greggi per presentarli nella casa del nostro Dio ai sacerdoti che fanno il servizio nella casa del nostro Dio. Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nei magazzini della casa del nostro Dio la nostra prima farina, le nostre offerte, le primizie dei frutti, dei frutti, gli alberi, del, del vino e dell'olio e di dare la decima delle rendite del nostro suolo ai Leviti, i quali devono prelevare essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Un sacerdote, un figlio di Aarone sarà con i Leviti. Quando preleveranno le decime, i Leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio, nelle stanze usate come magazzino. Perché in quelle stanze i figli di Israele e i figli di Levi devono portare l'offerta di frumento, di vino e di olio. Là sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che fanno il servizio, i portinai e i cantori. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. Quindi, quindi vediamo qui l'ordine, la... Consacração que Dio stesso richiede da nossa parte. Naturalmente, hoje nós não temos um tempio e neanche não é necessário haver um tempio per i sacrifici perché Gesù já se é sacrificato. Tuttavia, aqui, o princípio della consacração a Dio, dell'impegno di obbedire alla Sua parola, di camminare nella Sua via, È lo stesso principio di avere fede, ravvedimento, ubbidienza nei confronti del Signore. Capitolo 11, sempre qui, Neemia, parola del nostro Signore. I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme. Il resto del popolo ne estrasse a sorte uno su dieci perché venisse ad abitare Gerusalemme, la città santa. Gli altri nove dovevano rimanere nelle altre città. Il popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volenterosamente di abitare a Gerusalemme. Questi sono i capi della provincia che si stabilirono a Gerusalemme e nelle città di Giuda. Ognuno si stabilì nella sua proprietà e nella sua città: Israeliti, sacerdoti, Leviti, Netinei e i figli dei servi di Salomone. A Gerusalemme, dunque, si stabilirono dei figli di Giuda e dei figli di Beniamino: dei figli di Giuda, Attaia, figlio di Uzia, figlio di Zaccaria, figlio di Amaria, figlio di Sefatia, figlio di Maalaleel, dei figli di Perez. E Maaseia, Ma figlio di Baruch, figlio di Colose, figlio di Asaia, figlio di Adaia, figlio di Io e Arib, figlio di Zaccaria, figlio di Silonita, totali dei figli di Peres che si stabilirono a Gerusalemme: 468 uomini validi. Dei figli di Beniamino, questi: Sallu, figlio di Mesulam, figlio di Ioed, figlio di Pedaia, figlio di Colaia, figlio di Maaseia, figlio di Itiel, figlio di Isaia, e dopo di lui Gabai Salai, in tutto 900... 908. Joelle, figlio di Zicri, era loro capo, e Giuda, figlio di Asenua, era il secondo capo della città. Dei sacerdoti. e filho de io e arib seraia filho de Quilquia, filho de messulam filho de sadoc filho de meraiot filho de aitub preposto à casa de dio E i loro fratelli addetti al servizio del Tempio in numero di 822 e Adaia figlio di Ieroama, figlio di Pelalia, figlio di Amzi, figlio di Zaccaria, figlio di Pascur, figlio di Malchia. E i suoi fratelli, capi delle case patriarcali in numero di 242. E Amassai, figlio di Azarel, figlio di Azai, figlio di Mesilemot, figlio di Imer. E i loro fratelli, uomini valorosi in numero di 128. Zabdiel, filho de Gedolima, era o loro capo. De levite: Semaia, filho de Casub, filho de Asricama, Az, filho de Casabia, filho de Buni. Sabetai e Iozabada, dois frai capi de levite a detê serviço externo del tempio de di Dio. E Matania, filho de Milca, filho de Zabdi, filho de Asaf, il capo cantore que entonava i cante de lode al momento della preghiera Bacbuquia que lhe veniva secondo tra i suoi fratelli e Abda filho de Samua filho de Galal filho de Ie Dutuna, totale dei Leviti nella città santa 284 i portinai Acuba e i loro fratelli custodi delle porte. 162. Il resto di Israele, con i sacerdoti e i leviti, si stabilirono in tutte le città di Giuda, ciascuno nella sua proprietà. I netinei si stabilirono sulla collina Esica e Gispa. Erano a capo dei Netinei O capo dei Leviti a Jerusalém Era Uzi, filho de Bani Filho de Casabia Filho de Matania Filho de Mica Filho de Asaf Que eram os cantores adeptos al servizio della casa di Dio, perché c'era un ordine del re che concerneva i cantori e c'era un compenso assicurato loro giorno per giorno. E Petaia, figlio di Mezezabel, dei figli di Zerach, figlio di Giuda, era commissario del re per tutti gli affari del popolo. Quanto ai villaggi, con le loro campagne alcuni dei figli di Giuda si stabilirono a Kiriat Arba e nei villaggi circostanti in Dibon e nei villaggi circostanti in ie seel e nei villaggi circostanti in Yesua, in Molad-Molada, in beth palet in Azar Sual, in Beer Seba, e nei villaggi circostanti, in Siclag, in Mekona, e nei villaggi circostanti, in Rimona, in Sora, in Iarmut, Em Zanoa, em Adulama, e nei loro vilagem, em Lakis e nelle sue campanha, em nazeca, e nei villaggi circostantes, se estabiliram da Beer seba, fino alla vale de Inon. E filhos de Beniamino se estabiliram da Geba, em lá a Mikmas, a Daia a Betel, nei vilade circostantes, a Danatot, a Nob, a Danania, a Dazor, a rama a Gitaíma, a Cadida, a Seboim, a Neba, Nebalat, a Lod e a Ono, Vale degli Artigiani. Alcune classi dei Leviti appartenenti a Giuda furono unite a Beniamino. Ora noi leggiamo ancora capitolo 12 e poi anche 13. Questi sono i sacerdoti e i Leviti che tornarono con Zorobabel, figlio di Sealtiel, e con Gesù, Seraia, Geremia, Esdra. Amaria Maria, Maluc, Secania, Reum, Meremot, Ido. Ginetoi, Abia. Mi Amin, Maadia, Bilga, Semaia, Io, Yarib, Iedaia, Salu, Amok, Kilkia, Iedaia. Questi erano i capi dei sacerdoti e dei loro fratelli al tempo di Gesùa. Leviti, Gesùa, Binui, Cadmiel, Serabia, Giuda, Matania, che dirigeva con i suoi fratelli i canti di Lode. Bacbukia e Unni loro fratelli si alternavano con i loro secondo il, secondo il loro turno. Gesù generò Ioakim, Ioakim generò Eliasib, Eliasib generò Joiada, Joiada generò Jonathan, Jonathan generò Yadua. Ecco quali erano al tempo di Ioakim i capi di famiglie sacerdotali della famiglia di Seraia, Meraia, di quella di Geremia, Anania e di quella di Ezra, Mesulam, di quella di Amaria, Ioanan e di quella di Melico, Jonatan e di quella di Sebania, Giuseppe e di quella di Karim Adina, di quella di Me Raiot Kelkai e di quella di Ido Zakaria, di quella di Gineton Mesulam, di quella di Abia Zikri, di quella di Miniamin e di Moadia Piltai e di quella di Bilga Samua e di quella di Semaia Jonathan e quella di Io. Input Ia Rib Iarib, Matenai, di quella di Yeadia, Uzi, di quella di Salai, Calai, e quella di Amoc, Eber, di quella di Quirquia, Casabia, di quella di Iedaia, Netaneel. Quanto ai Leviti e Capi famiglia furono scritte al tempo di Eliazib, di Oiada, di Onan, e di Iadua, e i sacerdoti sotto il regno di Dario e il Persiano. I capi delle famiglie levitiche furono iscritti nel libro delle cronache fino al tempo di Yonan, figlio di Elias. Eliashib. I capi dei leviti erano Casabia. Serebia, Gesùa, figlio di Cadmiel, e i loro fratelli si alternavano con, i loro, con loro per lodare e celebrare il Signore. Secondo l'ordine di Davide, uomo di Dio, per gruppi secondo il loro turno: Mattania, Bacbuquia, Obadia, Mesulama, Talmon, Caacub, -Ak erano portinai e facevano la guardia ai magazzini che stavano alle porte. Questi vivevano al tempo di Joachim, figlio di Gesù, figlio di Josadac, e al tempo del ne di Nemia, il governatore, e di Esdra, sacerdote e iscriba. Per l'inaugurazione delle mura di Gerusalemme, si mandarono a cercare i leviti da tutti i luoghi dove si trovavano per farli venire a Gerusalemme. Allo scopo di fare l'inaugurazione con gioia, con lodi e canti, il e suono di cembali, salteri, eccetera, i figli dei cantori si radunarono dai dintorni di Gerusalemme, dai villaggi di Netofatiti, da Bet Gilgal e dal territorio di Geba e da Azma Mvet poiché i cantori si erano costruiti dei villaggi nei dintorni di Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il loro popolo, le porte e le mura. Poi fece salire sulle mura i capi di Giuda e formai due grandi cori con i relativi cortei. Il primo si incaminò dal lato destro sulle mura verso la porta dell'etame e dietro questo coro Caminavam ozaia la metade e capi de Juda, Azaria, Esdra, Mesulam, Juda, Beniamino, Semaia, Jeremia, dei filhos de sacerdote com letrombe, Zacaria, filho de Jonathan, filho de Semaia, filho de Matania, filho de Micaia, filho de Zacur, filho de Asaf, e sua fratelli Semaia, Az, Azarel, Milalai. Gilalai Maai Netaneel, Giuda CANANI con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Ezra, lo scriba, camminava alla loro testa. Alla porta della sorgente di fronte a loro salirono per la... Scalinata della città de Davide per la salita delle mura al di sopra della casa de Davide e di alla porta delle acque a oriente. Il segundo coro se incaminò nel senso oposto, e io e io gli andavo dietro con l'altra metà del popolo sopra le mura, passando al di sopra delle torri dei forni e su andò fino alle mura, alle mura larghe. Poi, al di sopra della porta di Efraim, della porta Vecchia, della porta dei pesci, della torre di Cananeel, della torre di Mea, fino alla porta delle pecore e il coro si fermò. Alla porta della prigione. I due cori si fermarono nel tempio e di Dio, e così fece io, con la metà dei magistrati che erano con me: i sacerdoti Eliakim, Maazeia, Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaccaria, Anania con le trombe, e Maazeia, Semaia, Eleazar, Uzi, io, Ananna, Malchia, Elam, Ezer e i cantori fecero risuonare forte le loro voci diretti da Israele. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano». Versetto 44: In quel tempo alcuni uomini furono nominati sorveglianti delle stanze che servivano da magazzini delle offerte, delle primizie e delle decime. Dai campi intorno alle città dovevano raccogliere nei magazzini le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti, ai leviti. Poiché i giudei erano contenti di vedere i sacerdoti e i leviti ai loro posti, e questi compivano tutto ciò che riguardava il, il servizio del loro Dio e le purificazioni come facevano dal canto loro i cantori i portinai secondo l'ordine di Davide e di Salomone suo figlio. Anticamente infatti al tempo di Davide e di Azaf c'erano alcuni capi dei cantori e dei canti di lode e di ringraziamento a Dio. Tutto Israele al tempo di Zorobabel e di Neemia dava giorno per giorno le porzioni assegnate ai cantori e ai portinai, dava ai Levite le cose consacrate e i Levite davano ai figli di Aarone le cose consacrate che spettavano loro. Capitolo 13, sempre Libro di Neemia, parola del Signore. In quel tempo si lesse in presenza del popolo il Libro di Mosè. E vi, mostrò, e vi si mostrò scritto, la monita e il moabita non debbono mai entrare nell'assemblea di Dio, perché non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua, e perché avevano comprato a loro danno Balaam, perché li maledicesse. Ma il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Quando il popolo udì la legge, separò da Israele. Tutti gli stranieri. Prima di questo, il sacerdote Eliaziba, responsabile delle camere del tempio del nostro Dio e parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande, là dove prima di allora si riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili, la decima del grano, del vino e dell'olio tutto ciò che aspettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portinai e la parte che se ne prelevava per i sacerdoti. Versetto 6. Ma quando si faceva tutto questo, io non ero a Gerusalemme, perché l'anno 32 di Artacerse, re di Babilonia, ero tornato presso il re. E dopo qualche tempo, avendo ottenuto un congedo da re, Tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Elia Ziba aveva fatto per amore di Tobia, mettendo a sua disposizione una camera nei cortili della casa di Dio. La cosa mi dispiacque molto e fece gettare fuori dalla camera tutte le mace maserizie appartenenti a Tobia. Poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci ricollocare gli utensili della casa e le offerte e l'incenso. Seppi pure che le porzioni dovute ai Leviti non erano state date e che i Leviti e i cantori incaricati del servizio se ne erano fuggiti ciascuno alla sua terra. Io ammonì i magistrati e disse loro, perché la casa di Dio è stata abbandonata. Poi radunai i leviti e i cantori e li ristabilì nei loro uffici. Allora tutto Giuda portò nei magazzini le decime del frumento, del vino e dell'olio. Affidai la sorveglianza dei magazzini al sacerdote Selemia, allo scriba Sadoc e a Pedaia, uno dei leviti ai quali aggiunsi Anan, figlio di Zakur, figlio di Matania, perché erano considerati uomini fedeli. Il loro compito era di fare le ripartizioni fra i loro fra i loro fratelli ricordati per questo fine o oh Dio mio e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio in quei giorni osservai in Giuda alcune persone intenti a pigiare l'uva in giorno di sabato altre a portare caricandolo sugli asini grano e anche vino uva, fichi e ogni sorta di cose che facevano giungere a Gerusalemme in giorno di sabato. Io li rimproverai a motivo del giorno in cui vendevano le loro derrate. C'erano anche persone di Tiro stabilite a Gerusalemme che portavano del pesce e ogni sorta di cose e le vendevano ai figli di Giuda in giorno di sabato e a Gerusalemme. Allora rimproverai i notabili di Giuda e disse loro, che significa questa cattiva azione che fate profanando il giorno del sabato? I nostri padri non fecero proprio così. Il nostro Dio fece per questo piombare su di noi e su questa città tutti questi mali. E voi accrescete l'ira ardente contro Israele, profanando il sabato. Non appena le porte di Gerusalemme cominciarono a essere nell'ombra prima del sabato, ordinai che queste fossero chiuse e che non si riaprissero fino al giorno, al dopo il, al giorno fino a dopo il sabato e collocai alcuni dei miei servi alle porte affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Così i mercanti e i venditori di merci ogni genere una o due volte passarono la notte fuori di Gerusalemme. Allora li rimproverai e disse loro, perché passate la notte davanti alle mura? Se lo rifate vi farò arrestare. Da quel momento non venero più di sabato ordinai anche ai leviti di purificarsi e di venire a custodire le porte per santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me. O oh mio Dio, e abbi pietà di me secondo la grandezza della tua misericordia. In quei giorni vidi pure dei giudei che non avevano sposato donne di Asdod, di Amon e di Moab. La metà dei loro figli parlava Lasdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. Conosceva soltanto la lingua di questo o quest'altro popolo. Li rimproverai, li maledissi, li picchiai alcuni stranieri, Trappai loro i capelli e li fece giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai, loro, ai figli di costoro, e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi. E disse Salomone, re di Israele, non peccò forse proprio per questo? Quindi, se te leggi uh, la storia uh, di Salomone, sai che alla fine la sua rovina è stata questa: lui si sposò con più di 700 donne, ha avuto altre 300 cocumbine E queste donne non erano del popolo di Israele e quindi l'hanno portato a una rovina spirituale. Quindi, per questa è la domanda. <coughs> Anche retorica qui di Neemia. Eppure, dice la Bibbia, fra molte nazioni non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele. Tuttavia le donne straniere fecero peccare anche lui. Quindi di nuovo qui quello che ho appena detto viene reaffermato dalla Sacra Scrittura. <coughs> Allora dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande, così di venire infedele al nostro Dio, prendendo mogli straniere? Uno dei figli di Ioyada, figlio di Elia il sommo sacerdote, era genero di Sambalat, il coronita, e io lo cacciai via da me. Ricordati di loro, oh mio Dio, poiché hanno contaminato il sacerdozio e il patto dei sacerdoti e dei leviti. Così purificai il, mio, il popolo da ogni elemento straniero e ristabilì i vari servizi dei sacerdoti e dei leviti, assegnando a ciascuno il suo lavoro. Diedi anche disposizione circa l'offerta della legna ai tempi stabiliti e circa le primizie. Ricordati di me mio Dio, per farmi del bene. Questa, lui finisce questo, questo libro, libro di Neemia, con una preghiera, ed è la nostra preghiera anche oggi, Signore, ricordati di noi e facci del bene, noi te lo preghiamo nel nome di Gesù. Neemia è stato un grande per dire il vero, perché non solo Dio lo ha usato per ricostruire le mura, ma il Signore lo ha usato per ricostruire il popolo nella sua organizzazione. Lui, insieme a Esdra, lo scriba, hanno riportato la parola del Signore a un popolo che stava, che era appena tornato dalla Babilonia dopo 70 anni. E voi vedete che, nonostante tutto il tempo in cattività, in esilio, il popolo la tendenza era sempre verso il male. Per questo, lui ha tagliato, ossia subito, no? Sia, uh, il popolo perché loro potessero comprendere di tornare al Signore con tutta la loro devozione. Ora noi andiamo nel libro di Apocalisse, Apocalisse capitolo 8, parola del Signore. Quindi un altro contesto, ma allo stesso modo un contesto legato a questo di Neemia, perché il Signore sta mandando Gesù ossia Dio Padre sta mandando Gesù, Dio Figlio, per ritornare, per ricostruire tutto quello che è stato distrutto dal peccato, ma Gesù Cristo avendo dato la sua vita, ha vinto il peccato, ha vinto la morte, è risorto dai morti, e sta venendo per completare l'opera che lui ha incominciato, non della salvezza perché questa è compiuta, ma quella di ristabilire una, un mondo secondo l'ordine che Dio ha prestabilito. Quindi la Bibbia dice, quando l'angelo aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi... Vidi, vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E venne da un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché gli offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono e dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi quindi guardate come sono riconosciute le nostre preghiere davanti a Dio come un profumo suave al Signore versetto 5 poi l'angelo prese l'incensiere lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra immediatamente ci furono tuoni voci, lampi e un terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo sonò la tromba e grandine e fuoco mescolate con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure e ogni erba verde fu arsa. e, segundo Angelo, sonou a tromba e una massa simile a uma grande montanha ardente fugetada nel mar. Um terço del mare diventò sangue. Um terço delle creature viventes que eram nel mare. morì e un terzo delle navi andò distrutto. Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cade una grande stella, ardente come una torcia che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Ascenzio e un terzo delle acque diventò Ascenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare. Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Guardai, e udì un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: Guai, guai, guai agli abitanti della terra a causa degli altri suoni di tromba. Che i tre angeli stanno per sonare. Chi ha orecchi per udire, oda la parola del nostro Signore e noi sappiamo che il Signore manda un messaggio di speranza a noi però naturalmente Lui vuole che noi possiamo vivere insieme a Lui allora cari io vedo qui ancora altri nomi saluto tutti quanti voi che siete qui uh, nella nostra chat io ricordo alcune cose importanti oltre al poter servire attraverso la distribuzione dei pacchi viveri uh, questo venerdì per i carico e poi anche il sabato domenica c'è Lágapé na chiesa a Cesena. Será uma grande oportunidade para estar insieme, quindi não mancate a questo evento. Nel frattempo, eu te dou um forte abraço, um santo bacio, que a graça do Senhor esteja contigo. Oggi e sempre, no nome de Jesus.